Cari amici, buonasera. Oggi l'argomento, come già vi ha detto il dottor Di Fidenti, è le leggi del pensiero e i prodigi della telepatia. Le leggi del pensiero. Per me e per chiunque rifletta è un argomento di grande importanza. Perché? Perché tutto deriva dal pensiero. Dal nostro stato di salute fisica a quello, allo stato psichico, tutto dipende dal pensiero. Nella camera della mente, lì ci sono tutti gli ingranaggi che noi muoviamo e ci fanno felici o infelici, ricchi o poveri, sani o malati. La mente, il pensiero, ha detto Pascal, è veramente la grandezza dell'uomo, perché noi pensiamo, pensare, ma non è il pensiero riflesso come quello degli animali, perché io penso che gli animali anche pensano. Chi ha osservato gli animali da vicino, il gatto, il cane, si accorge che pensano, ma è un pensiero riflesso il loro, cioè come in uno specchio dinanzi al quale passi qualche cosa. Il nostro invece è un pensiero attivo. Poi possiamo costruire quel pensiero. Vede, il cane di Ulisse, nell'Odissea, è rimasto il cane di oggi. L'uomo ha creato col pensiero delle opere stupende, delle cose meravigliose. Perché l'uomo pensa attivamente e costruttivamente. Prima di enunciarvi adesso le leggi che io ho sintetizzato in alcune, così, un lavoro personale, che poi andrà in un volume che speriamo di editare l'anno prossimo o quest'anno pure, che è in elaborazione. Dunque l'uomo ha progredito grazie al pensiero. Noi saremmo rimasti quello che sono gli animali se non avessimo avuto questo pensiero. Il quale pensiero deriva dall'io spirituale, quello di cui ho parlato già alcuni mesi, perché l'io spirituale è, cioè la scintilla divina che è in noi, è lui l'amministratore di tutta la nostra vita, però ha delegato, direi con parole semplici, alla mente, cioè a noi, all'io della personalità, che sono due cose diverse, perché la mente appartiene all'io della personalità. Siamo noi che possiamo pensare bene o pensare male, pensare dritto o pensare storto, fare insomma la nostra vita. Va delegato alla mente, che ha una certa autonomia, come vi dirò più tardi. Noi col pensiero possiamo agire meglio di qualunque altro strumento che abbiamo. L'uomo ha inventato strumenti meravigliosi per tante attività, ma noi con la mente possiamo fare tutto. Fare tutto. Sembrerebbe esagerata questa affermazione. No, ma col pensiero possiamo fare tutto. In bene o in male, in danno o favore. Secondo l'uso che ne facciamo, vedete l'importanza, io insisto su questo perché è importantissimo amministrare il proprio pensiero. E in genere purtroppo a tutto pensiamo, certo al pensiero, perché è difficile dominare questo cavallo, perché sfugge, è evanescente. Chi ha dominato e è riuscito a dominare il pensiero è avanti enormemente nella scala dell'evoluzione. Invece la massa non pensa, è piuttosto pensata, è emotiva, cioè si accende e si spegne al primo movimento esterno, non dall'interno. Perché? Perché l'io spirituale ancora può agire scarsamente, in quanto ancora non è affinata la personalità. La legge del pensiero. Ma poi qualcuno mi dirà, ma che esistono leggi nel pensiero? Esistono leggi per tutte le cose. Non c'è cosa, dall'atomo alle galassie, che non sia regolata da leggi, perché c'è un legislatore. E non è niente a caso, perché il caso non esiste. Il caso è il Dio degli atei, di coloro i quali non sono arrivati a comprendere la grande armonia
delle cose. Vedete, la scienza non esisterebbe se non esistessero le leggi. Perché? Perché la scienza studia le leggi. Che cosa studierebbe se non ci fossero le leggi? E se tutto è amministrato dalle leggi, pensate un po', il pensiero, che è l'attività più alta e più rarefatta, più difficile, io dico difficile, dell'uomo, soprattutto per chi non ha preso la pratica di controllare il proprio pensiero e poi di dominarlo, cioè di pilotarlo, di portarlo, di fare quello che noi vogliamo, no, quello che vuole lui. Incominciamo. La mente naturalmente si serve di uno strumento, si appoggia alla materia. E qual è questa materia sulla quale si appoggia il pensiero? È il cervello. Gli scienziati hanno studiato il cervello ma non hanno capito nulla. L'hanno pesato, hanno visto tutte le circonlocuzioni, tutto, hanno pensato che più era rosso e più una persona era brutta, non è vero affatto. Il cervello è veramente una cosa misteriosa, meravigliosa, che l'uomo conosce fino a un certo punto, perché è mosso appunto da qualche cosa di invisibile. Prima legge, tutto deriva dal pensiero. La radice di ogni cosa è il pensiero. Vi prometto che io corro un pochino su questa prima parte, perché la prima parte sono le leggi del pensiero, che io enuncerò, farò un breve commento, perché la seconda parte poi è la telepatia, e lì mi voglio tenere un pochettino di più. Le leggi, dunque, tutto deriva dal pensiero, tutto. Nel pensiero è la radice di tutte le cose, perché qualunque cosa è stata fatta dall'uomo è stata prima nel pensiero. Prendete le opere che noi abbiamo fatto, questo qui, chi l'ha fatto? Chi ha fatto, costruito questo? L'ha dovuto avere prima nella mente. Una casa, un appartamento, un quadro. L'artista, il pittore, che è intuitivo, perché gli artisti sono tutti intuitivi, cioè sono su un piano molto elevato dello spirito, perché se non intuissero non farebbero niente. L'intuizione è un mondo addirittura al di fuori di quello normale, perché non ha leggi non fisiche, ha tutto la legge, ma di un carattere diverso. Tutte le opere che sono state fatte dall'uomo, tutte derivano dal pensiero, dalla mente dell'uomo. Noi siamo dove sono i nostri pensieri. Ecco, voglio trattenere un minuto su questo. Noi non siamo qui col corpo, perché uno può essere presente qui, io lo vedo, ma può essere a casa sua, può essere in mezzo ai fornelli della cucina, o può essere in mezzo alla strada, può essere a trattenersi con un amico, a litigare con uno, a stare dovunque, perché noi siamo dove è il nostro pensiero, perché noi non siamo il nostro corpo, noi siamo l'io spirituale, il quale ha degli derivati naturalmente che amministra, cioè la mente, la psiche e il corpo. Grazie. Scusate. Dunque, noi siamo dove è il nostro pensiero. I distratti. Ma non accusate i distratti. I distratti hanno ragione. Perché sono dove, lì è il loro interesse. Se uno adesso non mi ascolta, io non me la devo prendere con lui, prendere con me. Vuol dire, anche lui che non ha la capacità o la voglia di seguire, ma noi siamo realmente dove è solo il nostro pensiero. Il resto lo ignoriamo, non ci siamo. Noi possiamo fare un corso di qualunque cosa, se non ci partecipiamo col pensiero, come se non ci fossimo stati. Riflettete a questo, perché è uno sviluppo meraviglioso, che ha lavorato molto sul pensiero, perché la reputo una cosa importantissima nella vita, importantissima. Altra legge, il pensiero incide sulla materia. Come incide? Incide sulla materia. Col pensiero noi diamo forma alle cose e possiamo muoverle addirittura. C'è la parapsicologia che si occupa di questo campo, parlando della telecinesi. Telecinesi, c'era una sensitiva russa, di cui adesso non ricordo il nome, che fissando una bussola era capace di farla girare, ovvero spostando delle cose leggere, naturalmente, vero?
era capace di farla muovere, di muovere le cose. È una cosa documentata. Poi il pensiero, avete visto alla televisione che i prodigi dei forchetti che si piegano, voi vi dite, ma è credibile, è credibile. È che noi ci dobbiamo abituare alle cose che escono fuori un pochino anche dalla ratio, che la ratio è una dimensione importantissima che qualifica l'uomo, però è per le relazioni reciproche. Ci sono delle cose che la ragione non ci arriva. Piegamento delle forchette, dei coltelli, l'avete vista chissà qua, un fatto documentato, a parte poi gli imbroglioni che si mettono di mezzo, quello è un'altra cosa. La crescita delle piante, è notorio che ci sono dei chioggi i quali attraverso l'esercizio, ecco l'esercizio che è una cosa importantissima, perché l'esercizio è tutto, diceva un saggio dell'antica Grecia. Chi non si esercita non riuscirà mai a far niente, perché alcuni, grazie, presumono di fare le cose così, di primo acchito, e se non riescono, dicono che non è vero. Cioè, misurano le cose con la loro piccolezza. Non so se ne siete. Hanno questo, invece, l'esercizio che rendono. Con l'esercizio c'è una comunità in Scozia, la comunità di Findon, che hanno addirittura reso un terreno sterile, l'hanno reso così coltivato, da una cosa meravigliosa, attraverso le radiazioni del pensiero. Cose incredibili all'uomo rozzo, all'uomo volgare, il quale crede soltanto nei cinque sensi. Ma noi abbiamo i sensi molto superiori ai cinque. Guai se fossimo soltanto limitati ai cinque sensi. Saremmo rimasti gli elefanti o saremmo rimasti quello che erano i primordi della terra. Invece attraverso il pensiero abbiamo avuto questa meravigliosa crescita. Il pensiero, un'altra legge, può vivere perfino di vita autonoma per un breve tempo, intendiamoci. Questo è dimostrato da chi? Poi vi ho citato già un'altra volta Honoré de Balzac, romanziere francese, creò col suo pensiero geniale un personaggio, il dottor Bianchon, nella commedia umana, quella serie di romanzi. Lui era talmente, l'aveva creato talmente vivo questo personaggio, che sul letto di morte invocava il dottor Bianchon, chiamatemelo. Era quasi un essere che aveva avuto una vita. Poi chi studia questo genere di argomenti, di scienze esoteriche, sa che perfino le pareti, i muri, le cose riescono a essere impregnate da pensiero. E la psicometria, che per chi non lo ha mai sentito, è quella, la facoltà che hanno dei sensorini di prendere degli oggetti in mano e di, attraverso la loro sensibilità, di dire la storia di quell'oggetto. Io personalmente ho assistito a moltissimi di questi fatti, incredibili, c'è sempre da gente che non ha mai ragionato su un piano un po' più alto, ma credibilissima per chi ne ha fatto un argomento di studio e di ricerca, perché noi dobbiamo andare avanti. Il progressismo non è soltanto quello sociale, ma soprattutto quello mentale. Se noi avessimo curato di più queste facoltà, oggi non avremmo bisogno né del telefono né di niente altro, non avremmo progredito più sulle nostre facoltà che sui mezzi tecnici sui quali noi ci appoggiamo, perché se mancano quelli non siamo buoni più a fare niente. E invece, avendo delle facoltà, sia tutto, perché omnia mea cum porto, diceva il filosofo, cioè io ho tutto con me, perché veramente noi abbiamo una ricchezza immensa in noi che non sappiamo sfruttare. La psicometria, io vi invito, chi è che ha voglia di studiare la psicometria, che è una cosa interessantissima e bellissima, ma davanti perché sono molto indietro. Altra legge del pensiero, più forte e concentrato il pensiero, più netta è la realizzazione. E noi lo vediamo in tutte le cose, nell'arte, nel linguaggio, nella tecnica, in tutto.
perché la concentrazione fa sì che il pensiero diventa veramente creatore. Faccio il paragone della lente: quando io prendo una lente e tutti i raggi del sole sono concentrati sulla lente, brucia addirittura il legno alla carta, diventa talmente forte il raggio che brucia. È così, è un fatto che tutti possiamo constatare. La stessa cosa è del pensiero. La concentrazione del pensiero ottiene dei prodigi, veramente prodigi. Però è difficile, perché è difficile rendersi padrone del pensiero. Ed è difficile perché noi non abbiamo fatto l'esercizio. Se facessimo l'esercizio sarebbe facile. Altra legge. Mantenendo un pensiero fermo nella mente e concentrandosi su di esso, il pensiero è costretto a realizzarsi. E qui sarebbe da divagare molto tempo su questo, vero? Sulla precipitazione delle cose attraverso il pensiero. Ma non mi posso trattenere in qui. Altra legge. Il pensiero produce il loro effetto, innanzitutto in quello che ha pensato, e poi all'oggetto del pensiero. Per esempio, noi, faccio un esempio perché con l'esempio si comprende più facilmente. Noi, per irradiare un pensiero, per esempio, verso una persona, come parlerò tra poco della carpatia, siamo costretti a metterci in uno stato d'animo, anche la preghiera, che è una irradiazione, pensiero, siamo costretti a metterci in uno stato d'animo elevato. Perciò il primo beneficio del pensiero, io parlo sempre del pensiero creativo, del pensiero buono, non parlo dell'altro che purtroppo è la stessa cosa, ma in senso negativo, vero? Chi ha queste capacità, chi ha fatto questo esercizio, ottiene degli effetti stupendi, anzitutto appunto su chi li emette, e poi sulla persona che lo riceve, o sulla cosa che lo riceve, in bene o in male, perché per legge naturale, per legge morale, più alta che esista, torna a noi quello che parte da noi. Incidiamolo bene nella nostra mente e nella nostra anima, questo, per tutta l'esistenza. Torna a noi quello che parte da noi. Vedete, gli antichi iniziali rappresentavano Dio con un cerchio e con un punto in mezzo, perché fa il giro e poi ritorna a noi. Tutto. Poi accusiamo gli altri, diciamo noi, abbiamo accusato noi stessi. Poi già scendiamo facilmente, dicendo, è questo, è il vicino, quello che sta sopra, è il capofisso, cioè, siamo noi incapaci. Se noi avessimo più dominio su noi stessi, se avessimo dominare le forze immense, inferiori che sono in noi, noi potremmo veramente trasformare, come dirò più tardi, la nostra vita. Un'altra legge. Anzi, a proposito di questo, faccio un passo indietro, come si suol dire, pure stando seduto. Rivolgo a noi quello che parte da noi. Ad esempio, quando noi sentiamo un senso di ostilità, altri verso di noi, o di simpatia, ricordatevi che la maggioranza delle volte deriva da questo, che la sua anima ha letto la simpatia o l'antipatia che noi abbiamo per lui. Certo senso di ostilità o di simpatia. Non deriva, anche se facciamo i complimenti esternamente, non deriva anche da quello che noi abbiamo pensato di quella persona. Torna a noi quello che parte da noi. Questo è il principio fondamentale. Un'altra legge importante che meriterebbe 10 conferenze, non una. Noi siamo quello che pensiamo. Molti sono malati soltanto perché si autosuggestionano di essere malati. Alcuni sono ricchi soltanto perché credono di essere ricchi. Io ho conosciuto dei poverissimi quali erano ricchi, perché non gli importava niente, non gli sapeva niente. E ho conosciuto e conosco attualmente dei ricchissimi quali sono dei poveracci. Noi siamo quello che pensiamo. Questa è una frase, questa sotto forma di gioco, dovrebbe essere incisa dentro l'animo nostro. Quali sono i pensieri tali all'uomo? Tutti gli stati d'animo sono fatti dal nostro pensiero. Ecco la necessità di sorvegliare il pensiero. Noi cambiamo di umore 10 volte al giorno, dalla mattina alla sera. Perché? È una prova chiara che noi non dominiamo i nostri pensieri. Siamo trascinati dai nostri pensieri, dalla cosa più ricca che abbiamo. Invece di impotolircene, noi siamo schiavi. Un'altra legge
diverremo quello che pensiamo. Non vi voglio parlare della suggestione, dell'autosuggestione, che probabilmente farà argomento a sé in un'altra conversazione, ma è questa, la suggestione è un altro che pensiamo. Ed è importantissima, ha una importanza enorme, le forme, i partiti si suggestionano così, con niente, con nulla, solo col pensiero. Chi è autonomo, chi pensa col proprio cervello, sono pochissimi. Sono quelli che hanno veramente delle capacità superiori e sono all'avanguardia di ogni cosa. La maggioranza è massa. Altrimenti ogni pensiero attira altri di uguale natura. Di modo che se noi ci intratteniamo con i pensieri negativi, ansiosi, preoccupati, perché sono sempre preoccupati, la preoccupazione è una cosa, è un male enorme, la preoccupazione. Di paura. Io ho conosciuto uno che diceva a me che aveva paura di tutto. Poveracci, non c'è una vita più infelice di quella. Perché richiamano anche altri pensieri. Non fanno altro che richiamare pensieri simili. Non è che il male si accresce. La base è la mancanza di fede. Se uno avesse, chi ha veramente la fede, chi ha fede nella mente, il pensiero, la mente, è occupato. Occupate con delle certezze, con delle convinzioni, come dirò che cos'è la convinzione. Convinzioni sono pensieri che sono entrati in noi e sono diventati nostri padroni. La fede è la più grande cosa che esiste, perché è certezza interiore. Sono pensieri, sono delle idee che uno ha assorbito, perché vedete, noi dobbiamo paragonare il pensiero, la mente, al nutrimento. Noi siamo quello di cui ci nutriamo. Vedete, chi mangiasse sempre una cosa sarebbe maciato, sarebbe malato. Perché? Noi la mente la dobbiamo nutrire con pensieri, con letture, conversazioni, con la meditazione, cioè fermandoci, intrattenendo la mente sui pensieri positivi. Non sto lì a trattenere che cosa sono i pensieri positivi, perché ognuno di noi sa che cos'è il pensiero positivo e il pensiero negativo. Di cui è ammorbata oggi l'umanità. I giornali è tutto, è pieno di pensieri negativi, solo negativi. C'è poca luce in mezzo a questo tempo, però. La luce si è diminuita, ma c'è. Soltanto che dovrà divenire poi un sole per la futura umanità, alla quale io credo profondamente. Altro pensiero fondamentale, e poi passo subito all'argomento della telepatia. Noi possiamo cambiare la nostra vita cambiando il modo di pensare. Queste sono parole da scolpirsi proprio nella mente. Chiunque soffre, sotto qualunque aspetto fisico, psichico, morale, è perché ha intossicato la mente. Dove immagino non può arrivare? Ma noi ci possiamo arrivare. Non lo psichiatra, perché credo che tutti siano malati. Bisogna vedere spesso volte chi è che è malato, che proprio trasferisce il male proprio agli altri. Come avviene nei medici. Esiste una telepatia tra medico e malato, e adesso non ne parlerò. Dunque l'importante è che noi possiamo cambiare la nostra vita, cambiare il modo di pensare. E come si cambia il modo di pensare? E controllandoci. Fare l'alte ogni tanto, che cosa sto pensando? Ovvero un altro mi sta attraversando del veleno, parlando di qualcuno male, dice, basta, senti, vado a sfogare con qualche altro. Ovvero cambiare discorso. Ovvero senza complimenti andarsene. Dice, ma questo è un atto di maleducazione, non fa niente. La benedetta maleducazione, perché vale più i valori dello spirito che quegli altri sociali. Valgono molto di più. E i sociali non li porteremo con noi. A domani, quando saremo in un'altra dimensione, quello che porteremo con noi, soltanto quello che abbiamo realizzato di concreto sul piano spirituale. Questo è il concetto fondamentale della vita. Perciò non vi lasciate intossicare né da letture né capire. Quindi gli amanti dei gialli, gli amanti delle voci sensazionali, del peggio, poveracci. Come si fa? Come si vive? I mali poi si moltiplicano perché richiamano altri mali, ecco la legge che vi ho detto prima. Che richiamano per simpatia, per convibrazione, altri pensieri affini.
Ecco perché oggi c'è tanto dolore nel mondo. Sapessimo quanto dolore c'è nel mondo. Perché non si è più capaci di salire su un piano più elevato, si rimane a pian terreno, o peggio ancora, sui bassi fondi, si va più in basso del pensiero umano. Un slogan da mettersi in testa è questo: pensare col cuore. Sono tre parole. Pensare col cuore. Poi, un altro importantissimo pure, pensare bene e stare bene. Vedete, se noi riflettissimo a questo, faremo un balzo senza accorgercene sul piano dello spirito. Perché daremo importanza alle cose importanti e non daremo importanza alle cose di nessun valore. Invece, chi non ha distinto i dolori reali e quelli illusori, vive alla meno peggio, tira la campana. Chi ha fatto questa distinzione tra i valori reali e i valori illusori, pensa sanamente, pensa bene e star bene. Ultima legge, alla quale non mi fermo perché mi ci tornerà parecchio, è quella: i pensieri si comunicano da mente a mente. Ed ecco si è arrivati alla telepatia. Io guardo l'orologio e sono veramente disciplinato. I pensieri si comunicano da mente a mente, con immediatezza, superando i limiti di spazio e di tempo. Io in questo istante posso andare sulla stella Vega col pensiero che è a migliaia di anni luce distanti dalla Terra. Io posso annullare tutte le distanze e posso annullare anche il tempo. Posso pensare a Giulio Cesare, a figurarmelo nella mente e trapassare 2000 anni e essere lì col pensiero. Col pensiero, perché il pensiero, come vi ho detto prima, non è soggetto a nessuna delle leggi fisiche, perché è al di sopra delle leggi fisiche, in quanto è vicino al piano spirituale, che è emanazione veramente dell'io divino che si serve della mente per operare sulla terra, che ha bisogno pure delle vesti dell'io spirituale, come vi ho detto, delle maschere. Vi ricordate quando vi ho parlato, chi era presente, vi ho parlato di Dio spirituale, questo sconosciuto. È quella parte che di noi non si vede, ma è soltanto quella. Noi saremo solo quello, il resto lo perderemo nel viaggio per le vie dei mondi, come Zavorra, lo abbandoneremo. Gli altri sono veicolo, e il veicolo quando non serve più si mette da parte. E entriamo nell'argomento della telepatia, cioè della comunicazione del pensiero da persona a persona. Questo è un argomento che è stato osteggiato e demolito da tanti. Perché? Perché annulla tutte le idee del materialismo. Il materialismo diventa zero dinanzi a questo concetto. Non è più quello che io vedo, che tocco con le mani, vedo negli occhi, ma c'è quel quid col quale noi possiamo comunicare con gli altri, anche la telepatia. È una parola greca, viene dal greco, vuol dire sensazione a distanza, tele, lontano, distanza, sensazione, pathos, sofferenza. Vengono sempre dal lato negativo gli uomini, ma è l'azione a distanza che noi possiamo realizzare attraverso il nostro pensiero. Alcuni la chiamano anche lettura o trasmissione del pensiero. Può anche accettarsi questa, ma sono varie branche della stessa cosa. Ci sono un'infinità di libri su questo campo, vero? Poi soprattutto chi se ne occupa attivamente lo fa con la pratica. Vedete, l'uomo prima di diventare cosiddetto civile aveva le facoltà più sviluppate. Ci sono tuttora i selvaggi, quelli che noi chiamiamo selvaggi, nell'Africa centrale. Hanno delle facoltà telepatiche sviluppatissime. Non avete letto tante volte dei reportage, dei libri su questo campo?
Dove chiamano le persone a distanza. Ci sono dei guaritori nel Seneca, nelle cose. A distanza. Li chiamano, quelli gli danno l'appuntamento. Questo era una facoltà dell'uomo che ha perduto. Nell'età dell'oro, che cos'è l'età dell'oro? Quando parlai qui del dono Nostradamus, delle profezie di Nostradamus, che cos'è l'età dell'oro? Quando parlai qui del dono Nostradamus, delle profezie di Nostradamus, ti parlai dell'età del ferro, l'età del rame, dell'argento, dell'oro. L'età dell'oro, per dire in parole povere, semplici, come si può fare in una conversazione così, tra persone, tra amici, come reputo io di fare adesso. L'età dell'oro è quel periodo della storia veramente esistito, nel quale convivono persone di uguale evoluzione. Mi spiego. Qual è il dramma della vita di oggi? Perché convivono 6 miliardi di persone di evoluzione tutte diverse l'una dall'altra. C'è vicino il santo, vicino il delinquente. C'è l'uomo di genio vicino all'analfabeta, ignorante. C'è il mezzo col raffinato. Il dramma della vita di oggi è proprio questo. La convivenza di enorme squilibrio tra persona e persona. E questo si vede purtroppo anche nelle famiglie. E vi do un accenno rapido. Nella stessa famiglia ci può essere una persona evolutissima, perché e non si comprendono. Perché non si comprendono? Se io parlo turco e l'altro parla cinese non ci capiamo. L'età dell'oro era l'epoca in cui tutti parlavano la stessa lingua, ma nel senso spirituale, cioè nel senso di evoluzione, non so se mi spiego, cioè erano di evoluzione simile, perciò non c'erano conflitti. Era l'età felice. In quell'età dell'oro, che c'entra con la centra, perché anziché la parola, loro si intendevano attraverso la irradiazione. Nei testi antichi è scritto che l'uomo non aveva delle radiazioni secondo i pensieri, secondo gli stati d'animo, con una colorazione diversa. E non si voleva mentire. Che voleva mentire? Adesso invece purtroppo si mentisce, perché se devi fare barriere, vai se il delinquente, il ladro, sapesse, non so quanti soldi c'è dentro quel signore, la posta fuori, se c'è niente, allora c'è niente da fare. Lo sa, i pensieri, guai se l'inevoluto conoscesse i pensieri degli altri oggi, sarebbe un caos ancora maggiore. Non so se mi sono spiegato con queste due colpi. La barriera è provvidenziale, anche l'incomprensione. Ecco perché bisogna sviluppare quelle che i nostri padri antichi chiamavano la virtus, la forza, virtus, la parola virtus deriva da vir, che vuol dire uomo, forte, forza. Approfitto adesso per vedere, solo che faccio. Perché l'uomo, la studiata psicologia, sa che l'attenzione non è possibile continuo, ogni tanto facilita, guarda io. Se noi fossimo capaci di un'attenzione costante, non è? Non siamo capaci di attenzione. Non volendoci distraiamo, perché la distrazione è il riposo. E allora chi sa queste leggi? Ma fanno sempre. O con la barzelletta, o con la risata, o con la divagazione. Ancora qualche altra cosa. Devo pagare anche lo so. L'ho girato perché c'era ancora 10 minuti, guardate così. Ah, scrivi, va bene. Ti ha proprio perfetto. È stato lasciarlo. Perché l'ha lasciato? Non arriviamo. È un ufficio, no? Tanto la devo
sta giù in libreria è La crisi della morte, che la dovrei comprare per una per un mio amico. Sta giù. Sì. Per me sto portando. Sì. Allora riprendiamo presto il nostro discorso. Abbiamo l'amico qui che possiamo riprendere la nostra conversazione. L'uomo è la stazione ricevente, trasmittente più perfetta che esista. Questo è logico, perché se le stazioni ricevono, l'abbiamo fatta noi, e noi siamo un meccanismo perfetto per quello che abbiamo fatto, quindi è ovvio. L'uomo ha la capacità di ricevere i pensieri e di dare gli altri i pensieri. La più antica testimonianza, la più antica testimonianza è quella che il nostro storico Erodoto dice a proposito della periferia di Creso, il re Creso. Tutti sanno chi è il re Creso? Il re Creso è famoso per le sue ricchezze, però si vede che non era anche, oltre a essere ricco, aveva anche qualche dote. Perché? Era un po' impensierito della potenza dei persiani che gli stavano alle costole, infatti poco dopo invasero. E allora volle consultare degli oracoli di quei tempi. E siccome non si fidava, era prudente, insomma, ecco, diciamo così, volle consultare 7 oracoli per vedere, per sapere qualche cosa, anche per vedere se erano bravi, buoni o erano fasulli questi oracoli. Mandò 7 ambasciatori, 6 in Grecia, dove c'erano l'oracolo di Delfi, famosissimo, e altri oracoli in Grecia. Un altro lo mandò in Egitto, con il compito di chiedere a quelli che stavano lì, nei santuari, delle cose precise. Questa cosa precisa era questa. Devono dire che cosa fa il re in questo momento. Diede tempo 100 giorni, perché allora per viaggiare non si viaggiava né in aereo o con automobile, bisogna andare a piedi o a cavallo, o col calesso o con qualche altro mezzo, così. Al 100° giorno, l'ambasciatore che arrivò a Delfi si presentò alla Pizia. La Pizia era la medium, diciamo così. Veramente medium, le chiamavano. Adesso le chiamiamo medium, ma allora era chiamata la Pizia, la pitonessa, la quale aveva delle doti particolari, che erano scelte, erano gli uomini scelte ai sacerdoti per questa funzione, anzitutto allenate e istruite. Quando si presentarono questi ambasciatori a nome di Re Creso, la Pizia gli andò in e gli disse: voi venite per questa ragione. E gli disse la ragione per la quale erano andati da lei. Il re in questo momento sta, e gli disse che cosa stava facendo, stava niente di meno in un grande, grande caldaia di rame, cuocendo delle rane. Non era un'occupazione da re, ma in quelle epoche si crede che le rane erano molto appetite. A questi ambasciatori che la Pizia aveva letto nel loro pensiero, non solo, ed era valida, perché vedete, cioè, tra quelli che oggi si chiamano i medium, i guaritori, ci sono un'infinità di ciarlatani, perché siccome spesso ha fatto solo per lo scopo del denaro, ci sono dei medium però per conoscerli, chi è, non è un allocco, come oggi sono tanti, che versano le loro fortune anche perché sono inguaiati a gente che non ha nessun potere, nessuna facoltà. Dove c'è il denaro bisogna essere sempre molto attenti, perché l'uomo è trasportato troppo. Ma bene, fin da allora erano capaci di sondare, per così dire. E questo è il primo fatto nella storia che noi ci è tramandato.
della telepatia, cioè che la tizia ha letto nel pensiero, ha detto questo è il rotolo, lo dice nelle storie. Ma ve ne voglio citare un altro, Sant'Agostino, per tutti i gusti. Sant'Agostino, lo sapete, ha fatto di tutti i colori, insomma, bianco, rosso, giallo, verde, tutto. Quando era a Cartagine, lui racconta, e non voglio fare un maligno dicendo che era lui, mandò un suo allievo, andò da un indovino per saggiare le sue facoltà, se veramente era capace di leggere e di trasmettere il pensiero, perché il pensiero è una cosa importantissima. Si presentò questo allievo di Sant'Agostino all'indovino, che l'indovino si chiamava Albicerio. Allora, stando in silenzio, lui disse dei versi di Virgilio, questo allievo. Recitò dei versi dentro di sé. L'indovino cartaginese, che non conosceva il latino, gli disse tutti quanti dalla prima lettera fino all'ultima, in esametri latini. La prova provata, Sant'Agostino fu. Certo che questo non era un maglione, questa è la telepatia, cioè la lettura trasmissione e la trasmissione del pensiero. E non mi voglio trattenere sulla telepatia sotto due aspetti, quella verticale e quella orizzontale. Termine un po' strano, perché io l'ho accennato prima, considero verticale la preghiera, l'invocazione, dall'alto scende per tu che mi aiuti. E ne faccio sempre riferimento a questo, che noi deriviamo da lì, da tutto, non dal basso, dall'alto. Noi quando invochiamo, e a proposito di invocazione, ce n'ho qui una, chi non l'ha vista, un caro amico ne ha fatte moltissime copie, è desideroso di farle vedere, ed è quella della sera, le 10. Chi non ce l'ha, la può prendere alla fine, qui si può trattenere. Perché io termino ad ora precisa, però qui si può trattenere a calcolare, come qui si può trattenere. La telepatia verticale è l'invocazione della preghiera, che non ha bisogno di chiacchiere, né di litanie, né di discorsi lunghi. Quando noi ci rivolgiamo all'alto, mette un pensiero, lo vedi? Perché lui sa tutto. Che glielo dobbiamo esporre noi? Dobbiamo dirglielo noi. Basta però un pensiero concentrato e un pensiero di grande amore. E noi possiamo ricevere anche risposta. Chi non crede normalmente stenterà, ma chi ha fatto l'esperienza lo sa. Questa è l'esperienza, questa è la telepatia verticale, che state tranquilli, non è accennata in nessun libro di telepatia. Non lo scrive nessuno. Invece dovremmo trattenerci bene, molto. Le ispirazioni, che sono? Sono telepatia che viene là. La preghiera, l'invocazione è quella che noi mandiamo là. Le ispirazioni, le intuizioni, sono quelle che ci trasmettono. Vedete, io ho conosciuto un tipografo, perché questo che io sto dicendo per l'altro vale anche per i defunti, per i nostri cari, chi ha perduto una persona qualunque dietro, non ha perduta ognuno di noi. C'è qualcuno che se ne è andato di là, come ha detto, che ci ha preceduto, come diceva Seneca, ha fatto solo questo, ci ha preceduto, vuol dire che noi dobbiamo lo seguiremo. Noi siamo in contatto telepaticamente, possiamo metterci in contatto telepaticamente anche con loro. Io conosco un tipografo, il quale un giorno era imbarazzatissimo, ve l'ho già detto stesso, con un lavoro che stava facendo e non capiva niente, il padre era morto. L'ha lasciato a lui, no? Era tutto addolorato. Quando sente una voce che gli dice, ma prendi quello che fai così e così. Lui ci spaventa, era la voce del padre. Il padre non c'era più, era di là. Questi sono fatti, perché vedete, chi coltiva questo campo non si meraviglia. Il profano del tutto rimane scettico, ma la colpa è sua, perché è ignorante su questo campo. Ma se avesse almeno la cura come erudizione, come conoscenza, come informazione di leggere qualche cosa,
forse la sua mente chiusa si aprirebbe. Io lo dico in termini categorici perché oggi dilaga questa saputeria di persone, ma l'uomo, questo, e non sa che, non l'ha mai fatto. Non è l'esperienza. Come si può parlare di cose di cui non c'è esperienza? Io non parlerò mai di elettronica, perché non me ne intendo. E chissà quante stupidaggini direi se parlasse di elettronica. Così ciascuno, prima di parlare su un argomento, è bene che si informi, che si documenti. Adesso andiamo a quello orizzontale, perché è più pratico. Telefonia orizzontale. Attenzione che può essere volontaria e involontaria. Noi possiamo trasmettere agli altri, anche involontariamente. Anche non volendo. Per esempio, un fatto che per conto di quel meraviglioso libro, quel delizioso libro che è il fioretto di San Francesco. Un giorno, frate Francesco camminava col cavallo suo, era quello, San Francesco, qui, in mezzo alle montagne, e chilometri e chilometri, trascinandosi dietro quei, qualcuno di quei fraticelli, i quali forse non avevano nessuna voglia di camminare. E ora c'era uno dinanzi a lui, che andava, camminava, buono buono, già come diceva, guarda un po' questo, ma invece noi siamo stanchi, morti lì. San Francesco che stava dietro le spalle. Dice, senti, fratellate, lo chiamo il nome. Dice, tu ti stai lamentando di questo, perché io invece mi porto il sacco. Ecco, rimase di stucco. Gli aveva raccontato tutto quello che Francesco aveva pensato. Questo è Fioretti. Tu non letti Fioretti, manca di una cultura. E invece Fioretti è una cosa deliziosa, semplice, di una semplicità pura. Ricordate che la semplicità è un punto di arrivo. Non è un punto di partenza. È la complicazione il punto di partenza. Gli esseri complicati e sofisticati sono quelli che si devono liberare dalle sofisticazioni e dalle complicazioni per diventare semplici. La semplicità è un grande passo verso l'evoluzione. Così questo Pietro vi ho raccontato, Pietro era, lui non voleva trasmettere affatto ciò che diceva, avete tanta intenzione che di trasmettergli, e lui aveva involontario. Poco fa gli ho detto di quel senso di ostilità che noi sentiamo o di simpatia che altri hanno verso di noi. E esaminiamoci. Che abbiamo pensato di quella? Bene, brutta, antipatica, simpatica. Quella regina. Non darsi che già, e noi ci risponde con la stessa maniera, con ostilità. Pensiamoci, non darsi che sia così. Però perché la vita è uno studio dell'uomo è lo studio più bello che esista. C'è chi si intende di zoologia, di botanica, di studiare le cose esterne, ma studiamo prima noi stessi, studiamo l'uomo, che è lo studio più bello che esista, è più proficuo, perché veramente fa conoscere, conosci te stesso, che abbiamo conosciuto tutto, il resto è grande, sì, per analogia. Con la guida spirituale c'è anche quello un contatto con le quadri. Ma certo. È quella verticale. Sì, questo è importante quello che mi hai detto. Beh, mi dà però la sapere anche della vita. Noi ci abbiamo, ognuno di noi ha una vita, tutti, anche chi crede di non averla. Se un bambino negasse di avere il padre e la madre, sarebbe una sciocca. Perché ognuno di noi ha avuto il padre e la madre, da dove è venuto fuori. Così di quelli che negano che non hanno una vita, sono di ciò, scusate, lo dico affettuosamente. Perché tutti siamo affidati a qualche altro di un'altra dimensione. E con quale dobbiamo stare più uniti di tutti gli altri. Perché lui è il tramite spesso che ci suggerisce. Lui che ci ispira. A lui dobbiamo rivolgerci. A lui dobbiamo interrogare nelle situazioni imbarazzanti. Nelle situazioni tristi, purtroppo, che cadono a tutti nella vita. E questa telepatia con la nostra guida spirituale, che veramente ci può rispondere anche in un modo sensibile, come disse l'altra volta quando parlai della voce, per ricordare, la voce che parla dentro di noi, può far risuonare lui, che legge di cui si serve la legge
sono tanti, si possa dire di qualunque cosa, ma l'io spirituale si serve anche e soprattutto di questa guida che avete a ciascuno. Ho interrotto quello dei trapassati. Facciamolo. Il pensiero ai nostri cari non c'è bisogno che sia un discorso, un pensiero, un fiore, una parola di affetto. Noi abbiamo bisogno di questo. Perché? Perché si trovano in questa situazione che loro ci vedono e noi non li vediamo. È una sofferenza per loro. Noi, essi ci vedono e noi non li vediamo. Noi crediamo che, noi, che siano spariti, invece sono con noi. Se noi rivolgiamo il pensiero a loro, affettuosamente, ogni tanto, facciamo un grandissimo bene, prima noi stessi, che siamo obbligati a uscire un po' dalla dimensione animale e entrare in quella spirituale, e a loro stessi che sanno già chi di loro bene, tanto ci aspettano. Io, professore Studi, ma se Dio sente che loro ci guardate, voi sapete, chi mi conosce sa che io ho fatto migliaia di sedute nella mia vita, ma migliaia da 40 e più anni. Ma loro sono più veri di noi, assai più veri. Noi siamo addormentati, perché noi siamo rivestiti, siamo foderati di carne, perché abbiamo bisogno di fare l'esperienza da vero, intendiamoci. Noi ce lo dobbiamo cavare anche sulle cose umane, capito? Se noi non ci evolviamo, come faremo a evolverci? Vero? Ma loro ci vedono, ci sentono i nostri pensieri, sentono se noi li pensiamo o l'abbiamo dimenticato, e come? Non basta una volta l'anno andare dove non ci stanno, loro stanno qui. Loro stanno dove siamo noi, non stanno in un posto lì. Noi però una eresia. Io detesto i cimiteri. Perché? Ma non stanno lì loro. Lì c'è la carcassa. E lì è una derivazione del paganesimo ancora. Il cristianesimo non si è pulito, non si è purificato. È rimasto quale era al tempo dei pagani quando li portarono fino alla mangiare. Le radici più fatte in un'infinità di esperienze. Ma non sono lì. Sto divagando. Allora, poi dopo la fine qui si può fare la domanda, ma la faccio, perché la mia non è, una conversazione, non è una conferenza. Ah, vi accennavo pure alla comunione tra anime e anime. San Benedetto la sorella, frate Francesco e sorella Clara, tra persone affine. Poi ci sono le coppie cosiddette telepatiche, cioè moglie e marito che si vogliono bene, magari sorelle che si vogliono veramente bene, si trovano, come è capitato a qualcuno, di vivere per lo stesso la stessa cosa. Cioè il pensiero dell'uno e dell'altro. Fino in fondo siamo uniti, siamo un corpo solo, siamo divisi soltanto apparentemente. Ma chi si vuole bene? È uno. Si sente, sente l'altro. Perché? Perché la condizione essenziale per essere telepatici, qual è? È la sintonia. Che cos'è la sintonia? È essere accordati sulla stessa onda, lunghezza d'onda. Perché la differenza, l'abisso tra persone, è fatto proprio da questa differenza. Quando c'è sintonia, c'è accordo. È tutto. È la musica, la sintonia. C'è l'amore, è quello che sanno tutti. Adesso vi parlerò volendo, perché siamo arrivati al termine. Non abbiamo fatto che minuto soltanto, Non abbiamo detto. Sono 6:30, però mi ruba 5 minuti per l'intervenzione che ho fatto. Recupero. Quella telepatia sperimentale, sì, la fanno quelli che sono nella parapsicologia. La trasmissione di... La fanno, in questo momento la stanno, mi pare, su una rivista che ho letto, sui misteri, giornali misteri, trasmettono attraverso, per esempio, un triangolo, un cerchio, una parola qualunque, e poi segnano quelli che ricevono. È tutta una cosa che forse a voi non interessa. Non interessa.
c'è sintonia, c'è trasmissione di pensiero spesso tra medico e mago, e quello è molto bello ed è molto pericoloso. È molto bello e molto pericoloso, perché molte volte il malato c'ha la malattia che il medico crede che quei gatti che c'hanno c'è la finita. Come non si dà esaminare, questo io lo dico così. Ma con le ipotesi. Quali sono le ipotesi di questo fatto? Sono quelle a onde che il pensiero vada trasmesso oltre, non è vero affatto, perché non impedisce per niente la legge fisica. Babbaggi, che è un grande, una grande entità, ha detto questo: quando ci si sente uniti all'umanità nell'amore, tutte le menti divengono stazioni trasmittenti su cui si può agire a volontà. L'essenza, cioè lo spirito, è universale, è uguale a quello del tutto, formando una sola cosa. Questo, per questo chi ha realizzato l'essenza è in contatto con tutto e con tutti, può comunicare con tutti, sempre sul piano dell'amore, non dell'odio. Si può aiutare qualcuno, e come si può aiutare con la telepatia? Si può aiutare moltissimo con la telepatia. Un malato, un vizioso, perché il malato è malato a un fisico, il vizioso è malato a una psiche, un alcolizzato, un drogato, un altro. Gli si può trasmettere del pensiero, soprattutto nei momenti in cui questi sono rilassati, in modo che quelli credano che siano loro il pensiero, perciò li accettano. Invece, quando uno glielo dice con le orecchie, dice, oh, non ci crede, si ribella, perché viene dall'esterno. Se invece uno avesse questa capacità di trasmettere nel pensiero, questo si può fare la sera, la notte, la mattina all'alba, cioè quando l'individuo è in piena ricettività, ed è in piena ricettività quando è rilassato, cioè quando la mente non è occupata da altre cose. E si può fare, ma è un livello molto elevato. E io parlo dei centri di irradiazione di bene che esistono in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Centri di irradiazione di bene. Ognuno di noi dovrebbe essere un centro di irradiazione di bene. Di farlo in piccolo o in grande. Come il medico ha in cura i malati, così ognuno di noi dovrebbe avere in cura qualcuno in cui a una certa ora gli manda dei pensieri, dice, ma tu perché fai questo? Tu fai questo, fai questo. È amore, è trasmissione di amore nel momento in cui vi ho detto. Adesso vi chiudo con alcune brevi considerazioni, perché ormai non voglio più neanche. Dico, distruggi i fantasmi della mente, le idee negative. Lo dico a slogan, così rimango nel pezzo. Non ci pensare quando vengono le cose negative nella mente. Non ci pensare. Un altro pensiero, pensare bene e star bene, ho detto prima. Pensare col cuore. Un'altra cosa che non vi ho accennato, ma che meriterebbe un lungo discorso. Guardate sempre il lato migliore di ogni cosa. E invece l'uomo, guardate e assistere alle composizioni che fa la gente. Sono i difetti, le manchevolezze, le cose. Guardiamo il lato migliore di ogni cosa, perché ogni cosa ha un lato buono. Ah, anche un lato cattivo, no, non sarebbe sulla terra. Non sarebbe sulla terra, perché sulla terra viviamo nel dualismo, nel cirato. Ma noi cerchiamo di vedere il lato migliore di ogni cosa. È una trasmissione telepatica che ci arricchisce e arricchisce la persona o la cosa che noi guardiamo. E poi dicono un modo di dire, pensa alla salute e non alla malattia. Sempre pensare al fegato, allo stomaco, a questo, ai reumi, alle cose. Non ci pensare, il pensiero inerpisce i mali, li rafforza. Pensare al bene, non al male. Il pensiero uccide, in questo caso, ma il pensiero può anche dare vita. E poi, una cosa molto molto importante, è tenere in serbo sempre una miniera di buoni pensieri, da sostituire gli altri. Siccome faccio? E vedete, chi è allenato lo sa, i buoni pensieri, addirittura alcuni ce li scrivono, altri ne hanno un libretto, altri con le letture, altri con la conversazione. Quello deve essere una specie di riserva da sostituire quando uno si sente avvilito, abbacchiato, depresso. La depressione si vede in faccia, negli occhi, molta gente. Perché? Chissà che ci sta succedendo dentro quella cameretta con la mente. Se l'aria si cambiasse, se si avvistano le finestre,
pensieri di luce, pensieri di amore, pensieri di bene, e la vita sarebbe veramente cambiata. Adesso vi dico, chiudo dicendo, l'11 aprile parlerò sui sogni profetici e premonitori. L'11, non il 13, l'11 aprile alla stessa ora. Grazie della vostra attenzione.